Buonasera amici del Varesot, siamo a Cuveglio, Sport, dove viene inaugurata un'altra sede del Varese Calcio. Perché questa iniziativa, Livio Saccani, che tu sei un po' il promotore anche del presidente di Passione Biancorossa? Perché questa zona era un po' scoperta, poi in amicizia con Gila e Matteo, proprietari del bar. Abbiamo deciso di aprire qui una sezione della Passione Biancorossa, in modo che le persone possono venire qua, iscriversi al club, iscriversi alle trasferte e partecipare poi alle altre iniziative. Ecco, ricordiamo un'altra cosa importante, che il 16, ma è mercoledì 16, martedì 16 a Laguna Blu, spiegalo tu così. Martedì 16 a Laguna Blu saremo presenti per festeggiare, diciamo, il club Fili, e sarà presente tutta la dirigenza e 10-12 giocatori. Nel frattempo il grande Miano, la segretaria del club, mi ha girato la tessera del club Silvio Papini. Potete inquadrare, i tifosi possono andare direttamente o da Livio o a Laguna Blu e con la modica spesa di 10 euro possono affiliarsi al club Silvio Papini a Reno di Leggiuno, giusto? Esattamente, presso il bistrò di Besana Giuliano. Possono chiederla anche allo stadio, la tessera, tu ce l'hai anche allo stadio le tessere, se i tifosi vorrebbero chiederla. Sì, certo, le abbiamo anche allo stadio e praticamente quest'anno abbiamo deciso, siccome Claudio Papini è un neonato club, il Passione Biancorossa darà una mano. C'è questa sinergia tra Passione Biancorossa e il club Silvio Papini. Certo. Ecco, tu eri a Carpi, la domanda te la devo fare, che cosa è successo? Niente, dai, un incidente di percorso ci sta. Ci sta. Ci riprenderemo Ecco, sabato. rivedete ancora la tessera, lo puoi inquadrare, si possono fare i tesseramenti, anzi io direi che i tesseramenti, come diceva qualcuno della vecchia politica, più tessere facciamo, più forti siamo appunto come club, anche con Passione Biancorossa, e più siamo forti, più anche in società possiamo dire qualcosa, giusto? Assolutamente sì. Con Matteo, proprietario del Bar Sport di Cuveglio. Beh, innanzitutto credo che i tifosi ti ringrazieranno, ma come mai hai avuto questa idea? Ma perché siamo tutti tifosi del Varese, fondamentalmente. Siamo amici di un po' di persone, abbiamo deciso di fare questa cosa che secondo noi è molto bella, sia per noi che per gli altri, insomma. Quanti siete voi totale tifosi qui del bar, che frequenta il bar? Ma che entrano il bar, per ora il bar è aperto da poco, di conseguenza non abbiamo, però ci sono almeno una cinquantina di ragazzi che vengono qua, che vanno a vedere le partite, che vengono qua, chiedono tutto quanto, perciò per noi C'è la possibilità di vedere le partite anche in televisione qua del il Varese. sabato pomeriggio vedremo le Lo diciamo, partite che è la cosa importante, perché molti lo chiedono. sabato pomeriggio vedremo le partite del Varese qui da noi, in modo da fare ancora più tifo di quanto ne facciamo per ora. Allora, Papo, un altro club biancorosso qui a Cuveglio. Sì, beh, uno dei tanti sorti negli ultimi anni, vuol dire che si sta lavorando bene, la società sta lavorando bene e i tifosi ci seguono. Siamo tutti contenti, speriamo che non dico tutti i giorni, ma tutti i mesi ne sorgano dei nuovi. Non dimentichiamoci che il giorno 16 a Reno nel tuo club c'è proprio il Varese Calcio che viene presentato ufficialmente, insomma. Sì, beh, ci sarà una larga rappresentanza anche per volere del Presidente, beh, vediamo, sono tutti ben accesi, facciamo un invito, chi vuol venire il giorno 16, come hai già detto tu, vi aspettiamo tutti a Reno, al club Laguna Blu. E io rinnovo ancora le tessere che si possono fare anche domenica allo stadio a Livio Saccani. Senti, beh, passo passo Carpi, però ci può stare. Sì, beh, veniamo da 5-6 vittorie consecutive, sia in Coppa Italia che in campionato, ci può stare. Diciamo che dopo il primo tempo eravamo tutti speranzosi perlomeno di un risultato positivo. Ci sta la prima sconfitta, se questa può essere non dico di buon auspicio, ma gli errori che sono stati fatti, ben venga, ecco, è meglio all'inizio che più avanti. Ecco, so che tu sei amico come anch'io di Sannino, io l'ho sentito, ti ha chiamato e cosa ti ha detto? Sì, non posso dirlo in televisione, è la sua solita va, ecco, ho detto, vabbè, mi chiami per dirmi così, ok, va bene così, ciao, ci Però ci sentiamo. ha mandato un buon vaffanculo di buona fortuna. Sì, beh, quello sì, sempre, sì, Sannino è legato al Varese, sai, anche quando era in Inghilterra, ogni tanto ci sentivamo, voleva sapere un attimino com'era la situazione. Oltre a essere un grande tecnico, anche un amico. Volevo chiederti, qui abbiamo due giovani promesse del Varese, Luoni e l'altro che non mi ricordo, Capezzi, Capezzi. Luoni so che è di Gazzara, diciamo, è qualche tua scoperta anche questa.
No, Luoni ha debuttato con 10 anni fa, figurati, era un ragazzino, aveva 16 anni, una partita difficilissima a Fanfula, a Lodi con il Fanfula, si era infortunato Bianchetti, adesso non mi ricordo più, è entrato lui, ha debuttato a 16 anni e da lì è partito e ha fatto una discreta carriera, ha giocato in Serie B, adesso quest'anno è ritornato con noi, lo vedo con affetto anche perché sì, è stato... Capezzi è un ottimo giocatore, abbiamo delle ottime referenze, ha fatto molto bene in primavera, speriamo che sai, la Serie B non è la primavera, però uno quando è bravo sia in primavera che in Serie B. Senti Papo, qualche tifoso mi ha detto oggi a Varese, mi dice, no ieri, perché oggi non c'ero, ieri a Varese mi ha detto sarebbe meglio che il Papo cominci a andare in trasferta, perché quando va in trasferta il Varese vince sempre. Difatti a Carpi non sono andato, visto. Ma però devo un piccolo segreto, se può così chiamare. L'anno scorso sono stato a Carpi e avevamo perso. È l'unica trasferta che ho perso negli ultimi, che ha perso il Varese quando c'ero io, perché ho fatto delle trasferte importanti, sono andato a Torino col Torino, avevamo vinto, a Genova con la Sandoria avevamo vinto, a Siena non avevamo perso, ma ho fatto anche con squadre importanti. Il Carpi era un po'. E poi quest'anno pertanto ho preferito stare a casa. C'era qualche donna del tuo ammiratrice che diceva se il Varese quest'anno arriva nei primi 3 posti e Papini taglia i capelli a 0. No, capelli guarda è impossibile, anche quando ero militare che se li dovevi tenere corti cercavo di mettere dietro le orecchie, no, non mi sono mai piaciuti i capelli. Allora non lo diciamo. No, è difficile, qualcos'altro, trova qualcos'altro, direi ai tifosi di trovare qualcos'altro. Ok, grazie mille, ci vediamo sabato. Luoni, tu sei di Varese, Gazzata, in una squadra quasi tutta varesina, hai trovato la giusta dimensione. Sì, sono molto contento di essere tornato a casa e mi trovo benissimo, conosco l'ambiente, quindi mi trovo benissimo. Ecco, Papini mi ha detto prima che tu hai giocato a 16 anni in una partita difficilissima con Fanfulla e sei veramente un giocatore che sei veramente bravo, l'importante è che rimani con i piedi per terra, insomma, è vero? Ah sì, quello sì, poi vabbè, partite passate così ormai non contano, bisogna guardare sempre il presente e quindi bisogna cercare di fare bene partita dopo partita. Senti, secondo te cosa, ti faccio una domanda un po' da fede cristallo, noi tifosi puntiamo soprattutto non alla salvezza ma almeno nei primi 8 posti, ci si può puntare? Ma come ho detto prima bisogna vedere partita dopo partita, noi certamente entriamo sempre in campo per vincere, quindi vedremo appunto partita dopo partita come si mette la classifica e poi alla fine dell'anno tireremo le somme. Cosa conta per un calciatore che è nato a Schianno giocare per il Varese? No, è appunto un'emozione bellissima, e poi soprattutto in Serie B, quindi a casa in Serie B meglio di così non c'è niente. E non diciamo in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie, crepi il lupo. Potrei iniziare l'intervista con dicendo la mi porti un bacione a Firenze. giusto. Senti, Renzi ha detto va bene tutto ma voglio la foto con Marantelli, te, da mandargli a Renzi, è una promessa. No, ho visto, ho già fatto la foto, ho visto tutto, il primo giorno appena sono arrivato al campo ho subito fatto la foto. Sì, tu hai debuttato l'anno scorso con Montella e poi quante partite hai giocato nella Fiorentina? No, ho fatto solo quella presenza in Europa League, sì, poi mi allenavo costantemente durante tutto l'anno e poi giocavo in primavera il sabato. Come, ecco, il passaggio tra l'ambiente toscano e l'ambiente varesino, hai trovato lo stesso calore, la stessa cosa della tifoseria? Sì, ho trovato sicuramente un bel gruppo, bravi ragazzi disponibili che mi hanno accolto nel meglio e nel modo giusto. Per adesso, alla fine, quasi una settimana che sono qua, mi sto trovando molto bene, siamo un bel gruppo, veramente. Chi è il tuo compagno che è legato di più, si può dire? Sono arrivato con Bruno Petkovic, abbiamo firmato insieme, per cui per adesso ci vogliamo molto insieme, però anche con Blasi, subito a primo impatto, Corti, no, un po' in generale con tutti. Varese ti piace? Sì, mi piace, molto carina. Senti, ti manca un po' Firenze?
No, dai, per come paesaggio, eh? No, vabbè, Firenze è senza dubbio una città bellissima. Per adesso no, poi guardiamo in seguito, ma spero. Tu sei fiorentino proprio? Sono tra Arezzo e Firenze, precisamente San Giovanni Valdarno, vicino a Firenze. Tu dove hai come iniziato a giocare a calcio? Che Renzi di te ha una stima incredibile. Io ho iniziato a San Giovanni, nella San Giovannese, il settore giovanile, poi a fine terza media sono passato a Firenze, ho fatto giovanissimi allievi e primavera, ho fatto un po' tutta la questo tappina. Legame col presidente del Consiglio perché ti ha visto giocare o perché? Ah, sinceramente non lo so, mi sa sono delle sue parti, lui è di Rignano, per ecco cui perché. Siamo vicini, probabilmente è quello il motivo. Probabilmente è quello il motivo. Io poi mi vedrai spesso le interviste, eccetera, ti faccio tanti in bocca al lupo per la tua carriera qui a Varese. Crepi, la ringrazio. Luca Forte, sei il ragazzo che diciamo per due settimane come minimo hai fatto traballare molto la tifoseria biancorossa. Forte va, Forte rimane, va via, chi prende il suo posto? Poi questo infortunio qui con la Juventus, forse che ti hanno anche maspicchiato mica poco, adesso come va? No, adesso bene, sono due giorni che sono rientrato in gruppo proprio totalmente, faccio tutto il lavoro con gli altri, sono già un paio di settimane che tra palestra e comunque campo a parte lavoro, quindi sono pronto a tornare, magari sabato spero di poter almeno essere convocabile, dopo vedremo. Senti, tu come hai vissuto questo momento qua che ti davano per partente e tante squadre che ti volevano e tu credo che il tuo cuore batteva su Varese, insomma. No, vabbè, io comunque l'ho vissuto tranquillo perché io ho detto di star bene a Varese, di star bene qui, quindi chiaro, se arrivava qualche offerta importante l'avrei valutata, però sapevo che anche se rimanevo qui stavo bene, quindi qualunque fosse stata la scelta sarebbe andata bene. Sei il padrino proprio, il figlioccio proprio di Bettinelli. Beh, ce l'ho avuto in primavera e mi ha aiutato tanto a crescere, anche se sono arrivato qui, insomma, anche se solo l'inizio, comunque mi ha dato la possibilità di iniziare. Per un giocatore, per un calciatore come te che sta partendo in questo momento, poi noi ci conosciamo già da qualche anno, il fatto di avere Neto come maestro cosa comporta? Ma quando giochi con Neto è solo da imparare, perché anche a 34 anni comunque diciamo la qualità è sempre quella, quindi i movimenti, la qualità, c'è solo da imparare da lui. Senti, chiudiamo l'intervista in una maniera un po' ridendo. Papini ha promesso che se tu fai tanti gol, perché devi farli, arrivate terzi, Papini si taglia i capelli a zero se si va nei playoff. Mi raccomando, metticela tutta. Va bene, solo per vedere Papini. Va bene. Stefano Ferré, area comunicazione del Varese, altro club inaugurato qui a Cuvento. Sì, ci fa piacere continuare con le iniziative iniziate lo scorso anno e anche anni prima, con la passione biancorossa appunto nata lo scorso anno. Ci piace andare ad allargare, tra virgolette, questa passione biancorossa nelle realtà anche della provincia, che ci seguono sempre con emozione e passione sia in casa che in trasferta, e siamo onorati di essere ospiti del Bar Sport qui a Cuveglio. E speriamo di allargarci ancora. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare a tutti che martedì prossimo, il 16 settembre, al ristorante Laguna Blu andremo a onorare una delle icone, simboli della nostra società, che è il team manager Silvio Papini, quindi vi aspettiamo numerosi a Reno di Leggiuno per festeggiare il nostro team manager, che è la vera bandiera della società. Ecco, un altro motore, un'altra bandiera del Varese, Livio Saccani, insomma. Sì, Livio Saccani è una grande scoperta, almeno parlo a livello personale, conosciuto l'anno scorso e con tantissima veramente passione, mai nome di un club è stato più azzeccato, perché la passione biancorossa ci segue in casa, ci segue in trasferta, ci ha aiutato concretamente con la lotteria che tutti sapete, la lotteria dei tifosi, che hanno lanciato anche in collaborazione col tifo organizzato della Curva Nord, ed è sinceramente una bella scoperta quella di Livio, perché sia in casa che in trasferta ci segue con entusiasmo, con al seguito tantissimi tifosi,
e come detto sta allargando la passione biancorossa a questo club in tutta la provincia. Siamo qui a Cuveglio, ma abbiamo il club Passione Biancorossa è in tutta la provincia. Quanti sono? Allora, attualmente ogni anno si rifanno le iscrizioni nei Varese Club. La Passione Biancorossa l'anno scorso erano quasi 200 e penso che quest'anno saranno di più, perché appunto siamo anche a Cuveglio e saremo anche in altre città. Sì, tu perché fai parte della comunicazione, sì. C'è stato uno scoop questa sera, Papini ha detto che se il Varese arriva nei playoff, nei primi tre, tagli i capelli a zero, lo puoi dopo dire ai giornali? Beh, allora lo comunicherò il più possibile, perché l'idea di vedere Papini, che comunque è anche un sex symbol della provincia, rapato a zero, mi ispira molto, quindi bisogna che la gente lo sappia e che i giocatori ce la mettano tutti. Thank you.